Buongiorno. Salve. Salve. Prego, prego, si accomodi. Lei deve essere dello zio di Nicolas, vero? Aveva detto che sarebbe arrivato un po' in anticipo. Sa, ha fatto benissimo a venire. Per i ragazzi è fondamentale avere un pubblico durante le loro installazioni. Ah, ecco la dottoressa. Io vado perché devo far sparire tutta questa roba in meno di 48 ore. Perché? Fisco. Lo zio di Nicolas. No, forse lei... Bravissimo ragazzo. A proposito, oggi si espongono più di 50 tele qui. Stasera avremo la conferenza stampa e abbiamo già degli ingaggi. Se tutto va come spero, dovremo riuscire a vendere più di 30 quadri in meno di 3 ore. Ah, non pensavo che si poteva anche acquistare. Sapete quanto racimoleremo? 1.000 euro. No, ma che 1.000 euro? 12.000 euro almeno, cifra tonda tonda, puliti puliti ovviamente. Ah, è la prima mostra mercato che ho organizzato in questa struttura. Guardi qua, siamo giunti alla 20ª edizione e questi sono gli artisti che espongono oggi, vede? Cos'è, ci sta facendo un pensierino? Non si preoccupi, basta guardare la tela da una certa angolazione e poi l'ispirazione viene da sé. Non mi preoccupa affatto, ma lei sì che dovrebbe preoccuparsi. Perché? Come perché? Gli abbiamo mandato più di 15 raccomandate e non abbiamo avuto nessuna risposta. Ma lei è lo zio di Nicolas? Eh no, dottor Liuzzi, agente del fisco. Dottoressa, prove eliminate, tutto a posto. Prego, questo è il numero 38. Grazie. Beige punta arrotondata numero 38. Perfetto. Però adesso tocca a me. Che cosa? Mi avevi promesso che avresti fatto qualsiasi cosa. Dimmi. Voglio passare una giornata nella tua casa alloggio. No, non è possibile. Guarda che è l'ultimo paio. Ma perché? Semplice, perché voglio fare la scrittrice. E allora? E allora ho bisogno di attingere dalla realtà. Senti, questa settimana non è possibile. Magari facciamo la prossima? Ok. Aïe aïe, est-ce que tu peux être crédule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune, en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est faux, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. T'es trop intelligent pour dans ces pièges et pris. Tu te vois bien la face et se joue ce qui suit. Aveuglé par la sentence de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas louche ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard qui te compte sa soupe. Elle sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec un te bâton. Elle sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, on décote le bâton. Non, non, ne tombe pas dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges. À trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego mais se prête à te nuire. Mais regarde le glousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. 15 tele non dichiarate, locale di 1000 metri quadrati, 2 jacuzzi, terrazzo panoramico, gazebo con spaccio di alimentari, e non abbiamo visto ancora tutto, Andiamo agli alloggi. Da questa parte. Sì. Mi scusi? Adesso ho da fare. C'è 21 idee per il vernissage. Se per il vernissage va bene, fate pure. Grazie. In tutti i bagni c'è il televisore al plasma. Non sono riuscita a fermarlo. Pronto? Mi ha chiamato la casa editrice. Di un po' che mi metto. Sono così eccitata. Non vorrei essere fuori luogo. L'importante è che tu sia te stessa. Ora scusami, ma sono veramente di fretta. Ci sentiamo dopo, Minimal chic o jeans casual? L'importante è che tu sia te stessa. Ok, ciao. Buongiorno. Sì, lo so, sono in ritardo. Di 10 minuti. È che c'era una fila in pasticceria. Questa è la panna per l'ultima esibizione. E mi raccomando, il frigo che fa un caldo. Ma il vernissage? Da quella parte. Ok, i camerini? Perché si deve cambiare? Beh certo, mica posso stare così. In effetti. Anzi. Guardi, seconda porta a destra nel mio studio. Ok, grazie. Faccio un battibaleno.
je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Questa sera ospite Giorgio De Cesario. I miei quadri raccontano le solitudini. Il titolo di questo quadro, Passaggio sulla Luna, l'isola dove ognuno di noi vive con la sua solitudine e spesso guarda dall'alto il mondo che lo circonda. Tutti gli altri sembrano vivere una vita normale, vita di coppia, vita in famiglia, vita in società. Tutti gli altri si muovono intorno a noi e sembrano soddisfatti della loro quotidianità, spesso molto piatta. La realtà è diversa, ciascuno di noi, solo sulla sua luna, talvolta sorride, perché lo trafigge un raggio di sole, citando Montale. Ma ahimè, la sua essenza di uomo impagliato, citando Eliot, torna inverosimilmente a galla ed è subito sera nel cuore di ciascuno di noi. Ci vorrebbe una location per una storia unica. Qual è il posto più bello dove vorremmo andare? Io vorrei scoprirlo. Vorrei svegliarmi la mattina in un posto sconosciuto da scoprire. Accidenti, quello è il passaggio sulla luna. Ma se vuole glielo ridò. Per carità, se lo tenga. E chi è tutta questa gente? Amanti d'arte. E lei chi è? Samantha, l'artista dello strip. Adesso mi spiegate tutto dall'inizio. Cominciamo dalla fine? Abbiamo raccolto 50.000 euro. Ah, un'altra asta clandestina. No, è che noi abbiamo pagato, la spellerista, abbiamo pagato 100 euro a testa. E con le 5 strip siamo arrivati a 50.000 euro. Dottor Liuzzi, sì. Stavo cercando proprio lei. La signora con la monica ha saldato il suo debito in contanti. All'improvviso tutto mi diventa chiaro. In effetti c'è un posto dove mi piacerebbe andare. Se avessi la bacchetta magica e potessi chiedere un passaggio ad uno sconosciuto, chiederei un passaggio sulla luna. Aveuglé par la sentence de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas louche ce fou qui t'éclabousse de son air aguicheur qui te compte sa soupe? Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là.